Ciao a tutti, allora recensione dei prodotti Dr. Bronner. Io sono una fan dei prodotti del Dr. Bronner e quindi sono stata contenta di sapere, vedere, ma molte ragazze di voi me l'hanno scritto, che sono adesso disponibili sul sito di Ecoverde. Io non amo particolarmente acquistare su Ecoverde, perché preferirei acquistare in negozio o preferisco acquistare su siti italiani quando è possibile. Però devo ammettere che il servizio clienti di Ecoverde è ottimo, le spedizioni sono veloci, la soglia per cui sono gratuite è abbastanza bassa rispetto ad altri e quindi mi trovo, per motivi di reperibilità, cioè alcuni prodotti non sono reperibili su altri siti, mi trovo anch'io a fare degli ordini su Ecoverde. E niente, vi volevo fare questa recensione dei saponi Dr. Bronner perché mi sono arrivate delle email di ragazze, diciamo, molto spaventate da questi saponi. Non so perché mi arrivano queste email, nel senso mandatemi pure delle email, ma mi fa piacere, però è un po' come quando avevo fatto la recensione dei prodotti di Tails sui prodotti americani, non lo so come mai, c'è sempre un po' di cacciara. Allora, io vi dico naturalmente la mia opinione da consumatrice, io non sono un'esperta, non sono una cosmetologa, non sono una chimica e quindi non sono né un'estetista, né. Quindi vi dico la mia esperienza da consumatore. Allora, io il primo sapone in assoluto che ho provato del Dr. Bronner è questo. Questo sapone è certificato Natru ed è certificato Fair Trade. Sono due certificazioni molto, per non parlare del BDIHE. Allora, voi vedete che su questa etichetta, sull'etichetta di questo sapone, non so se riuscite a vedere, c'è un vero e proprio romanzo. Bene, io sono una di quelle persone che ha letto tutto, ha preso una lente di ingrandimento e ha letto tutta la confezione. Non c'è confezione cartacea e foglietto perché loro sono attenti, attentissimi a riciclare le materie prime, non fare rifiuti inutili, eccetera, eccetera. Questi saponi esistono dalla metà del 1800, sono in versione sia liquida che solida e come c'è scritto su questa confezione vanno diluiti. Ora qui ci sono delle diluizioni in misura americana. Come li diluisco io? Io metto un cucchiaio da minestra solitamente in un barattolo che ho da 200 ml, questo è circa invece 400 ml, oppure una parte di sapone e quattro parti di acqua. Questo è come io diluisco questo sapone liquido del Dr. Bronner. Perché cosa l'ho usato? Allora, non l'ho usato per il viso, nel senso che per il viso io uso il mio sapone nero africano di Akamuti, lo sapete, oppure la crema detergente del Dr. Ausca o occasionalmente qualche latte detergente, quello del Dr. Ausca, adesso sto usando quello di Argital. Però quando faccio il bagno lo diluisco nella vasca, poco, pochissime, uno zig, poche poche gocce e quindi a quel punto poi mi ci lavo anche il viso e un paio di volte mi è capitato di lavarmici anche i capelli. Io mi sono trovata benissimo, non è successo niente, non è seccato niente, non sono diventati stopposi, eccetera, eccetera. Ora, o io sono fatta di amianto improvvisamente, cosa che non credo perché ho la pelle delicata, anzi, il motivo per cui ho aperto questo canale era proprio perché l'ho ristrutturata, l'ho guarita la mia pelle con i prodotti interamente naturali, però è rimasta naturalmente sensibile, delicata, anche un po' come tutte le bionde. Anche se ora sono biondo scuro e quindi niente, mi sono trovata benissimo. Ora il sito di Ecoverde lo consiglia per bambini. Io non l'ho mai provato sui bambini, né tantomeno sul baby che ancora a 3 mesi, quello no, perché per il baby utilizzo solo i prodotti Veleda, ho preferito affidarmi a quelli Veleda. Però è disponibile naturalmente l'inci che vi faccio vedere qua, sono tutti oli spremuti a freddo, acqua, potassium cocoate nella versione liquida, naturalmente nella versione solida ce n'è un altro tipo perché altrimenti non si solidificherebbe. E poi c'è la glicerina e c'è l'olio di canapa, l'olio di jojoba. Sì,
No, scusate, qua c'è solo l'olio di... Sì, c'è anche qua l'olio di canapa, vitamina E, 100% vegan, fatto con materiali 100% riciclati. Comunque ho letto sul sito del dottor Bronner, siccome è cambiata la legislazione americana, questo non sarà più disponibile. Quindi è disponibile ancora in Europa perché ce ne saranno delle casse, però poi non lo produrranno più. Quindi se lo volete provare, provatelo adesso perché poi non ci sarà più. Poi, sempre sul sito del dottor Bronner, questo dice da quando si apre dura, mi sembra di leggere 3 mesi, ma è piccolissimo, dovrei riprendere la lente. Allora, che cosa c'è scritto su tutta questa etichetta? C'è scritto come usarlo, cioè diluito perché è un sapone super concentrato, e poi c'è scritta la filosofia del dottor Bronner, comprese delle... È abbastanza divertente da leggere, infatti vi consiglio di prendere una lente e leggerlo, comprese delle... mi viene da dire parabole, ma non sono parabole, comunque delle massime, ecco, delle massime e dei discorsi su Dio, religione, spiritualità, sul fatto che siamo tutti uno e quindi anche la filosofia del sapone che va bene per tutti gli usi è ripresa da questa filosofia di vita, di amore, pace, armonia che è scritta sulla confezione. È abbastanza particolare e divertente da leggere. E infatti c'è scritto Magic perché se voi andate anche sul sito americano ci sono 18 usi, cioè si può usare per il corpo, si può usare come shampoo, si può usare per lavare la biancheria, per lavare le stoviglie, eccetera, eccetera. Allora, gli usi che ho provato io sono diluito, sempre diluito, nella vasca da bagno. E la pelle non l'ho sentita assolutamente tirare, un detergente normalissimo, non brucia da nessuna parte, neanche appunto sugli occhi. Ho lavato i capelli, non mi ha seccato niente, non è successo niente di particolare. E poi l'ho usato anche per la biancheria, e qui sì, per la biancheria anche del bambino. Perché non ha oli essenziali, non è, questo è senza profumo, la versione mild. E quindi questo l'ho usato semplicemente per questi usi. Come si dice a Genova, secondo me questo sapone, diciamo, se qualcuno ha avuto dei problemi, naturalmente non lo usi più, ogni persona è diversa, il parere è soggettivo. Ma altrimenti, sostanzialmente, questo è un sapone per, appunto, come si dice a Genova, persone senza tante musse. Persone senza tante musse, vuol dire persone che non hanno grosse pretese, cioè persone che sono molto adattive, che non hanno esigenze particolari e raffinate. Dunque è il sapone ideale per chi va in camping, per chi va in camper. Per chi viaggia moltissimo, leggero e in giro per il mondo e vuole una sola boccetta, per donne non accessoriate, per donne, per usare un'espressione del celebre film Harry ti presento Sally, a basso mantenimento. Voi sapete che secondo la filosofia Harry, in quel film ci sono 3 tipi di donne, quelle ad alto mantenimento, quelle a basso mantenimento e poi la specie peggiore che sono quelle ad alto mantenimento ma convinte di essere a basso mantenimento, che secondo me sono la maggioranza su YouTube. E vabbè, dai commenti che leggevo almeno prima di, nel 2012, prima poi di fare un po' una pausa di disintossicazione. Quindi io mi sono trovata benissimo con questo ed è proprio per questo motivo che ho voluto poi provare l'altro più famoso, più celebre, che è quello alla menta. Questo mi piace tantissimo, è un sapone puro di Castiglia, quindi solo con oli vegetali ed è un sapone, proprio sapone vero. Nel vero termine della parola, 18 sono i 18 usi di questo sapone, hemp, la canapa, l'olio di canapa che secondo me ha grandi benefiche e proprietà e peppermint è l'olio essenziale con cui è arricchito questo. Questo l'ho usato letteralmente per tutto, tranne che per lavarmi i denti, qui è indicato anche per lavarmi i denti, ma mi succede di rimanere senza dentifricio in casa, ma quando mi succede io uso l'argilla verde Argital, quindi questo è il motivo per cui non ho provato, non perché non mi fidi, perché qui c'è l'inci che voi vedete,
E ve lo leggo: Water Organic Coconut Oil, Potassium Hydroxide, Organic Olive Oil, Menta Arvensis, tutte da agricoltura biologica, Organic Fair Deal Hemp Oil, quindi olio di canapa, jojoba, peppermint, citric acid e tocopherol. Cioè, voi ditemi cosa crisbio c'è che non va in questo INCI. Oltretutto, tutti con l'asterisco da agricoltura biologica. In più sono stati certificati, mi sembra questi da quest'anno, sotto USDA, che è la certificazione più severa americana, quella per dire una cosa che tutti capiscono e riconoscono su YouTube, con cui sono certificati anche i prodotti Badger e sempre Fairtrade. E qui poi c'è la certificazione anche Oregon e poi quella che non testano su animali. Veramente, non so come ci si possa fare a trovare male con questo sapone, a parte il fatto se non avete letto nulla e lo usate tipo la pubblicità del Pantene alla TV, cioè che fate uno squash, ve ne mettete mezzo chilo sulla mano, ve lo spiaccicate direttamente sui capelli. Ecco, allora lì insomma c'è l'olio essenziale di menta, non è diluito, probabilmente sì. Potete un po' asciugare, strinare il cuoio capelluto, ma se lo usate diluito nelle quantità indicate, leggete bene la confezione, capite la filosofia con cui sono concepiti, cioè vado una settimana in camping, mi porto solo questo e ci posso lavare dalla tazza al cucchiaino alla biancheria a farmi una doccia diluendolo, voglio dire, mi sembra veramente una cosa meravigliosa che in un prodotto ne abbiate così tanti usi, soprattutto perché così si compra una sola confezione, non si buttano via cartacce, cose, eccetera. E appunto vi tenete in casa solo quella. Mi sembra veramente un'idea geniale, questa multifinalità, questi prodotti con tante funzioni, con tante cose. Quindi di questo qui alla menta è già la seconda volta che l'ho ripreso e ho preso anche questo, invece anche questo è certificato Natru e USDA, non so se lo vedete, il balsamo per il corpo sempre alla menta Magic All One, e questo ha un INCI pazzesco perché al primo posto c'è l'olio di jojoba, poi questo non è vegano mentre i saponi sono vegani perché ha la cera d'api, poi ha l'olio di avocado, l'olio di canapa e menta piperita e basta. Non so se riuscite a leggere l'INCI, sì, si legge. Questo l'ho comperato, questa scatoletta un po' maschile, così mi piace tantissimo, non l'ho usato, l'ho comperato perché lo devo regalare a un uomo che ha metà del corpo coperto di tatuaggi, con un tatuaggio bellissimo giapponese tutto colorato. Glielo devo regalare perché c'era scritto sul sito, adesso non riesco più a chiudere perché, ok, perché c'era scritto sul sito che rende lucidi i tatuaggi. Allora, questa stupidaggine, nel senso qualunque olio rende lucida la pelle e i tatuaggi, però mi piaceva perché mi sembra una confezione che può piacere molto anche maschile. Allora, ho comprato questo da regalare e lo dico perché tanto sono sicura che lui non vedrà mai i miei video e quindi lo posso dire. Poi ho comprato questo da tenere a casa di mia madre, così quando vado ho la mia scorta anche lì, che è quello alla mandorla. Anche questo certificato BDIH. Certificato Fairtrade, stessa identica filosofia, un odore buonissimo, mi piace tanto. E poi un altro famosissimo in confezione mini da portarmi dietro in borsa e quando ci tornerò in ufficio, sempre Natru e Fairtrade, quello da 59 ml, quello piccolino all'olio essenziale di lavanda, profumatissimo. Poi ho sempre in cucina, in bagno no, perché ho il sapone nero africano, in cucina la saponetta invece di, come si dice, di Dr. Bronner alla menta, quindi questa qua blu, ve l'ho fatta vedere già in altri video di preferiti, favoriti, eccetera, come li vogliamo chiamare, stupidaggini. E la tengo in cucina e ci lavo le tazze dopo che lo usate per il tè, per non far andare la lavastoviglie troppo spesso, oppure scarica un po' mezza vuota che non mi piace. E ci lavo per esempio le poche, le gel,
qualche bavaglino del baby al volo e mi trovo benissimo. Tra l'altro, dovendo lavare così spesso proprio per via del baby, mi lavo spessissimo, spessissimo le mani, la verdura, eccetera, eccetera. Perché in cucina, lo sapete, ci si lava spessissimo le mani, mai mi hanno seccato, tra l'altro un periodo in cui non sto mettendo creme, non sto mettendo nulla perché non ho tempo, e mai, mai mi ha seccato le mani. Quindi, non lo so, io sicuramente sono abbastanza spartana e senza musse, come si dice a Genova, senza esigenze, diciamo, troppo particolari, troppo elevate. Però mi sembrano dei saponi veramente alla portata di tutti. Tra l'altro mi è venuta in mente una cosa su questi saponi del Dr. Bronner. Anni fa, ma veramente tanti anni fa, li ho visti in vetrina a Genova in una boutique chic, molto molto chic. Non li avevo comprati all'epoca, mi ricordo che avevo guardato un po', leggiucchiato, ma non li avevo presi. Erano probabilmente lì perché, dato che sono prodotti americani, questo dava un alone di esotismo, visto la boutique era un po' particolare, eccetera. Poi però dopo non li ho più rivisti da nessuna parte e a un certo punto mi sono ricomparsi davanti su Lovelula ed è stato lì io ho cominciato a approvvigionarmi di questi saponi e a provarli. Però io sono una che legge, ho letto subito che andavano diluiti, quindi da subito li ho usati diluiti, non ho mai fatto un altro uso così concentrato. Quando questo me lo porto dietro in borsa per lavarmi le mani, ne uso una goccia letteralmente, poi strofino con l'acqua. Non fanno tanta schiuma proprio perché sono naturali, quindi non hanno agenti schiumogeni, non hanno niente che faccia schiuma. Buoni, 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 ve li consiglio e fatemi sapere i vostri pareri sotto. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!